Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi video sulla Formula 1. Manca praticamente un giro. È stata una gara molto bella. Anche questa gara ha visto comunque molti piloti avere grandi difficoltà con le gomme. Infatti, comunque, subito dopo i pit stop, tantissimi piloti hanno accusato di avere blistering nelle varie gomme, sulle varie gomme dopo pochissimi giri. Verstappen conduce la gara per ora 9 secondi e mezzo su Hamilton. Ormai vabbè, andrà a vincere la gara probabilmente, spero di non gufare. E devo dire, meno male che Max c'è in questa gara, perché veramente altrimenti sarebbe stato un altro dominio Mercedes. Però devo fare ancora una volta i complimenti per Charles Leclerc, che sta portando la Ferrari al quarto posto. Un'altra gara sensazionale del pilota monegasco, che grazie alle varie strategie e grazie anche a vari giri veloci che ha fatto con una gomma hard strausata, per ora praticamente occupa la quarta posizione. Un buon Alexander Albon è quinto, Stroll e Hülkenberg rispettivamente sesti e settimi. Sinceramente non ho capito il pit stop a Hülkenberg mentre era quinto, perché comunque col set nuovo di gomme sta facendo lo stesso tempi sul giro di quando, diciamo, di prima del pit stop. E adesso ultima curva per Verstappen, che va a vincere la gara. Incredibile. Troppo forte sto ragazzo, troppo troppo forte. Hamilton arriva secondo, comunque per ora Ocon arriva ottavo, quindi porta ancora 4 punti alla Renault. Nono Lando Norris e decimo per ora Daniel Kvyat. Ancora una volta sottotono la gara di Sebastian Vettel, che si gira testa coda alla prima curva. Non so se c'era stato un contatto con Sainz o con qualcuno, però riguardando i replay non mi era sembrato. Quindi dodicesimo di nuovo Vettel, ma veramente veramente complicata la stagione di Seb. Ripeto, sono felicissimo per Verstappen, è stata una gara eccezionale. Leclerc arriva quarto, mamma mia ragazzi, mamma mia, grande gara, grandissima gara ragazzi, grandissima gara veramente. Molto molto divertente. Molto molto divertente. Incredibile. Sono contento per Hülkenberg, che ha portato a casa dei punti. E anche se dalla prossima gara ritornerà molto probabilmente Perez. Comunque ragazzi, spero che la gara vi sia piaciuta anche a voi. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci sentiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.